70 anni di regno, ben 25.550 giorni sul trono, un record per una regina da record. Dall'alto dei suoi 96 anni, Elisabetta II si prepara a tagliare il traguardo del Giubileo di Platino. Una grande festa popolare dal 2 al 5 giugno con sfilate, parate militari, concerti, iniziative benefiche per omaggiare la sovrana più longeva della storia. Tutti l'aspettano, in molti si chiedono, ma alla fine la regina Elisabetta sarà presente alle celebrazioni in suo onore? Una domanda sempre più insistente dopo la sua ultima defezione lo scorso 10 maggio, quando per la prima volta dal 1963 ha rinunciato a inaugurare la nuova sessione del Parlamento inglese. Un appuntamento istituzionale molto atteso, dove al suo posto a leggere il programma c'era il figlio Carlo, un cambio che potrebbe essere interpretato forse come un primo passo verso la reggenza di fatto da parte del 73enne re dal trono. Di certo la regina aveva fatto di tutto per esserci, medici e assistenti decidono di volta in volta se vietarle di prendere parte a eventi pubblici, come accaduto di recente in molte occasioni. Oltre a quello di tutelarne la salute, l'obiettivo di un'assenza così clamorosa era successo solo due volte durante le gravidanze dei figli Edoardo e Andrea, era quello di preservarla il più possibile per consentirle di partecipare in presenza proprio al Giubileo di Platino. Si prepara ai grandi festeggiamenti per i 70 anni sul trono della regina Elisabetta. Ai primi di giugno il clou degli eventi con parate militari qui davanti a Buckingham Palace, ma poi tutta una serie di concerti, eventi artistici e feste popolari di piazza in tutto il Regno Unito. Grandi feste, grandi celebrazioni, un intero paese che si riunisce. Ci saranno feste di strada, credo, e ci stiamo preparando. Una mia amica sta organizzando un party rosso, bianco e blu. Che cosa succede in queste feste di strada? Alcohol, probably. Avremo un sacco di giochi e tanto altro, ma tutto rosso, bianco e blu, molto patriottico. E la regina è speciale, è meravigliosa. È semplicemente una persona incredibile. Qualunque cosa abbia fatto è stupefacente. Il più lungo regno nella nostra storia e forse in quella del mondo. Ho fatto altre parate in passato ed ero un po' nervoso, ma c'era molta meno pressione rispetto a farlo sotto lo sguardo della regina Elisabetta. Spero solo che nulla vada storto e che faremo una grande esibizione. Duemila soldati e bande musicali sfileranno il 2 giugno sotto il balcone di Buckingham Palace, dove la famiglia reale assisterà alla parata. Il giorno dopo seguirà una cerimonia di ringraziamento nella cattedrale di St. Paul. Sabato 4 un grande concerto che riunirà artisti e star mondiali, mentre domenica 5 ci saranno oltre 200.000 feste di quartiere, con pranzi nelle strade, balli popolari, eventi nei ristoranti e nei pub. Decoreremo tutto il pub con le bandiere del Regno Unito e visto che siamo tutti inglesi faremo anche una torta speciale. Credo che potremo restare aperti anche 24 ore al giorno nel weekend. Suoneremo musiche di gruppi inglesi come David Bowie o questo genere di musica. Faremo una super torta, ma non so ancora con quali ingredienti. Per l'occasione prepareremo anche un cocktail rivisitato che serviremo al bancone. On a hand pump over there. E naturalmente Londra è sommersa da gadget e souvenir per l'occasione speciale.
Questa è una regina danzante ad energia solare. La vendiamo a 7,99 sterline. È un'edizione speciale in occasione del giubileo di platino. Questo è il piatto celebrativo che viene venduto a 12 sterline. Abbiamo i cucchiaini e la campanella e questo è l'oggetto più venduto in questi giorni. Sta andando quasi tutto esaurito. Ad esempio questo campanello è l'ultimo rimasto. Abbiamo fatto i nuovi ordini e speriamo che arrivino presto. Una grande festa popolare, ma anche un grande business, un enorme giro d'affari. E del resto le tappe cruciali del regno di Elisabetta II, il più lungo della storia britannica, sono sempre state celebrate con oggetti commemorativi. Non è un caso che la famiglia reale inglese venga soprannominata l'azienda. Per il giubileo di platino sono previsti eventi e feste un po' in tutto il Regno Unito, ma il grosso delle presenze e dei turisti è atteso a Londra. Ed è proprio lì che noi andiamo, nella capitale inglese, dove è collegata con noi Sofia Barattieri, alla quale vorrei chiedere subito, lei che vive lì da tanti anni, da 30 anni ormai, come si sta preparando Londra al giubileo di platino? Beh, c'è tantissima eccitazione a Londra e soprattutto tantissimo colore. Chiaramente l'Union Jack, che è la bandiera nazionale, rossa, bianca e blu, e quindi c'è colore dappertutto. Questo sarà sicuramente e principalmente una festa di piazza e di strada, e balleranno, canteranno gli inni della regina, mangeranno in strada, sarà veramente una cosa assolutamente folcloristica. Quali saranno, Sofia, gli eventi più importanti, ma anche quelli più esclusivi? Uno degli eventi più importanti sarà il Trooping of the Colors, che è la parata militare. Quest'anno per la prima volta sul balcone reale mancheranno tutti i reali che non sono, che non lavorano per la monarchia. Quindi Prince Harry, Prince Andrew, ma apparentemente 12 membri della famiglia reale non saranno sul balcone della regina. Un giubileo che è anche un grande indotto per il turismo, soprattutto in quest'epoca post pandemia. Possiamo dire quindi che la monarchia appunto si conferma un grande business? Assolutamente sì. E se pensiamo ai numeri del matrimonio di Harry e Meghan, dove la monarchia ha speso circa 40 milioni, ma ha incassato circa 1,2 miliardi, capiremo che anche il giubileo sarà senz'altro economicamente molto lucrativo per la monarchia e per l'Inghilterra in generale. Ma vivendo lì a Londra da così tanti anni, oggi la monarchia inglese come viene percepita? Come un qualcosa di superato o in realtà è qualcosa che continua a conquistare i sudditi e a piacere? Io penso che sia molto amata la monarchia a Londra, io penso sia veramente l'identità della nazione. Senz'altro ci sono delle critiche, senz'altro ci sono dei cittadini che non la amano, ma per la mia esperienza la maggioranza degli inglesi adora l'Inghilterra con la sua monarchia. E il simbolo di questa monarchia ovviamente è la regina Elisabetta, quindi anche lei dopo così tanti anni, dopo tante crisi, tanti scandali, come fa ad essere ancora così amata dal suo popolo? Beh, la regina ha dimostrato durante questi 70 anni di amare profondamente il suo popolo, lavorando con una grandissima dedizione, non ha mai messo un passo in falso, soprattutto quando ci sono state delle situazioni abbastanza tese e difficili, e per quello è considerata un idolo ed è profondamente amata. Ma come è cominciato il regno della regina Elisabetta? La corona non era nel suo destino se non fosse stato per uno zio molto ribelle, potremmo dire quasi una regina per caso. Elisabetta è nata il 21 aprile del 1926 nel cuore della notte alle 2:40. Assiste al parto il ministro dell'interno dell'epoca, come previsto da un'antica norma, una precauzione presa per evitare che i neonati della famiglia reale vengano scambiati o magari venga preso un neonato qualsiasi perché la regina di turno ha avuto una falsa gravidanza. La battezzano con l'acqua del fiume Giordano, come tutti i membri della famiglia reale.
A 7 anni ha il suo primo ritratto ufficiale, ma nel tempo ne accumula 129. Ha diversi record, anche quello di essere la donna più fotografata della storia. Lei stessa ama fotografare. Un evento storico eccezionale cambia la sua vita. Anche ora che è anziana non vuol sentir pronunciare la parola abdicazione, proibito. Eppure deve la corona proprio ad una abdicazione, quella nel 1936 di suo zio, re Edoardo VIII. Un'americana lo ha ammaliato, Wallis Warfield, chiamata dalla stampa rosa Wallis Simpson, il cognome del secondo marito Simpson, da cui è divorziata. Sta buttando via la corona per una donna, dice l'arcivescovo di Canterbury. Già, risponde Edoardo, ma avete provato ad andare a letto con una corona? Bella battuta, rimasta tra quelle memorabili della storia, ma per la famiglia reale quella relazione è inspiegabile. La regina Mary, madre di Edoardo VIII, arriva a convincersi che Wallis abbia imparato straordinarie tecniche sessuali durante una permanenza in Cina. L'abdicazione viene vissuta come un tradimento da tutto il regno, tanto più che Edoardo e Wallis non fanno mistero delle loro simpatie per il nazismo. Sale al trono il fratello di Edoardo, re Giorgio VI, padre di Elisabetta, e lei comincia a studiare per diventare regina. A 13 anni, durante una visita all'Accademia Navale di Dartmouth, assieme a suo padre e sua madre, conosce un giovane cadetto, bello, vivace, spigliato, è il principe Filippo di Grecia. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, Filippo viene imbarcato su un cacciatorpediniere. Elisabetta ha 14 anni e affronta il suo primo impegno pubblico. Nel 1940 tiene un discorso alla radio rivolto ai bambini del Regno Unito. To you living in new surroundings, we send a message of true sympathy. And at the same time, we would like to thank the kind people who have welcomed you to their homes in the country. My sister is by my side, and we are both going to say good night to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night, and good luck to you all. Ottiene dal padre il permesso di arruolarsi nel servizio ausiliario territoriale col grado di secondo subalterno, il più basso tra gli ufficiali. Veste la divisa e indossa le scarpe d'ordinanza come tutti gli altri. Impara a guidare e anche ad aggiustare una macchina. È l'unica regina capace di cambiare una gomma o le candele di un motore a scoppio. In quegli anni di guerra la sua canzone preferita diventa Noi ci incontreremo ancora, un brano che tiene alto il morale dei soldati nelle battaglie. But I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Vinta la guerra, restano le macerie, i lutti e la povertà. Per il matrimonio di Elisabetta non si possono spendere troppi soldi pubblici in tempi così duri. Il re mette a disposizione la metà di tutti i suoi risparmi. Il matrimonio viene trasmesso alla radio, dalla BBC, ed è un segnale non solo per il regno, ma per tutto il mondo. C'è un futuro e può essere positivo. People will say we're in love. Don't praise my charm too much. Don't act so vain. E se il matrimonio della regina Elisabetta allora fu trasmesso in radio, anni dopo altri matrimoni divennero dei grandi eventi mediatici trasmessi in diretta in Mondovisione con ascolti altissimi. Basti pensare al matrimonio fra il principe Carlo e Lady Diana o ai matrimoni dei figli William ed Harry con le rispettive mogli. A proposito del principe William, Sofia, so che tu stai collaborando con lui per un progetto di beneficenza. Di cosa si tratta? Dunque, noi abbiamo lavorato nell'ultimo anno a un progetto che si chiama The London Air Ambulance,
Questo è l'unico servizio d'emergenza che esiste a Londra in caso di drammatici incidenti per salvare la vita dei pazienti. Senza questo charity questo servizio finirebbe. Quanto è importante la beneficenza per la famiglia reale inglese? Quanto questo tipo di attività definiscono un po' i reali? Importantissimo, penso che sia la cosa più importante del loro lavoro, e lo fanno con grandissima dedizione, si occupano di progetti molto importanti che portano avanti veramente con grande etica. Rapportandoti così da vicino con il principe William, con il principe Carlo per questi progetti di beneficenza, che idea ti sei fatta un po' di loro e della famiglia reale in generale? Beh, io posso parlare soprattutto del principe Williams, che è una persona veramente ligia al dovere, ci ha dato tantissimo sostegno, ha un grande senso dell'umorismo, adora pilotare, adora gli aerei, e come tutta la famiglia reale io penso che è un grande amante dell'Inghilterra e del popolo inglese. Siamo rimasti tutti molto toccati nel vedere quanto gentilezza lui avesse per tutte le persone che hanno aiutato in questo progetto. Il principe William rappresenta un po' la nuova generazione della monarchia. Secondo te sta riuscendo in quel compito abbastanza difficile, o comunque non semplice, di svecchiare questa istituzione? Assolutamente sì, perché io penso che lui sia comunque ancorato nella tradizione e la rispetti, portando avanti chiaramente un discorso di innovazione molto importante, che è iniziato ovviamente negli ultimi, diciamo, direi negli ultimi 10 anni, si è accelerato moltissimo. Quando si parla di famiglia reale inglese ci sono anche scandali, pensiamo all'ultimo del principe Andrea coinvolto nel caso Epstein, ci sono polemiche, pensiamo al principe Harry che ha deciso di lasciare il Regno Unito e andare a vivere in America. Alla fine questi episodi, questi fatti indeboliscono o fortificano ancora di più la monarchia? Secondo me non la indeboliscono e non la fortificano. Sono una parte integrante della famiglia reale. La monarchia ha risposto, secondo me, in maniera molto coerente con se stessa. C'è sempre stato però un rapporto molto difficile fra i mezzi di comunicazione, fra la stampa, fra i tabloid britannici e la famiglia reale inglese. Adesso le cose come vanno? Possiamo dire che vanno un po' meglio lì? È un rapporto molto difficile, c'è una grossa ossessione per la vita privata della famiglia reale. I media sono molto amano gli scandali, amano i grandi titoloni, per cui sarà sempre un equilibrio che si dovrà ritrovare ogni volta dopo un grosso momento di crisi. Ma secondo me sarà sempre un rapporto da gestire complesso. Il Regno Unito si prepara quindi a festeggiare la sua sovrana, ma quale sarà il futuro della monarchia britannica? La regina Elisabetta resterà sul trono fino all'ultimo dei suoi giorni o gradualmente delegherà al principe Carlo? E soprattutto la famiglia reale inglese riuscirà a ricomporre fratture e divisioni al suo interno? E dopo che cosa succede? Qualora l'epocale evento del Giubileo di Platino riesca a ricucire i numerosi strappi che negli ultimi anni hanno messo a dura prova la Casa Reale, c'è già chi si domanda quali scenari il Jubilee aprirà verso il futuro dei Windsor. Molto evidentemente dipenderà dalle condizioni di salute della regina Elisabetta, considerata il vero e unico collante della famiglia reale. Amatissima, inondata da un affetto che aumenta proporzionalmente con l'età, ha innanzitutto dato la benedizione al ruolo di Camilla come futura regina consorte, una fiducia cruciale da cui dipenderà il consenso di Carlo, la cui volontà è di esprimere una monarchia forte ma gestibile, di snellire il numero di royals e le relative spese a carico del contribuente, ben conscio che alla scomparsa della madre tutti i conti di Buckingham Palace finiranno sotto la lente d'ingrandimento. Il principe Carlo, consapevole anche che i tempi cambiano e quindi le esigenze della monarchia degli anni 50, quando la regina Elisabetta sale al trono, sono diverse da quelle di una monarchia degli anni 20 del 2000, ha intenzione probabilmente di dare una svolta più interventista alla sua gestione
della corona, quindi avrà un ruolo più politico, si esprimerà in modo più chiaro su tante vicende di attualità, non soltanto l'ambiente che sappiamo gli sta particolarmente a cuore, ma insomma l'ha dimostrato in fondo anche molto di recente con parole molto dure nei confronti del conflitto in Ucraina. Questo sarà dunque il futuro della monarchia britannica. E cosa pensa il principe William? Anche William sembra deciso a dare un'impronta più personale, insomma, a entrare più nel dibattito dell'attualità. Ovviamente, come insegnano i grandi testi sacri della monarchia britannica, il silenzio del sovrano e quindi quell'aura di magia che ammanta anche questa sua posizione super partes è qualcosa che va al tempo stesso preservato. My lords and members of the House of Commons. Ma ancora prima che Carlo succeda, la regina già si discute il ruolo del figlio William e della consorte Catherine. Secondo gli osservatori più vicini alla corona, la coppia rischia di oscurare da subito il futuro re, dato il forte ascendente che fin da ragazzini, quando si innamorarono tra i banchi di scuola, i due hanno su media e sudditi britannici. William, oggi duca e domani principe, compirà 40 anni alla fine di giugno e i festeggiamenti saranno un ulteriore termometro della sua popolarità. Le forti divergenze con il fratello Harry, deflagrate con l'arrivo di Meghan, sono un altro elemento allo studio. Con l'avvicinarsi del momento in cui il duca di Cambridge diventerà il regnante, Harry si farà definitivamente da parte, rimarrà gradito ospite degli Stati Uniti, patria della moglie Meghan, o tornerà a bussare al portone dorato di Buckingham Palace? La regina, che sembrava inizialmente aver espresso il desiderio di avere il nipote accanto sul balcone durante il Giubileo di Platino, segno della volontà di seppellire i veleni e i rancori degli ultimi mesi, alla fine ha scelto di soprassedere ed evitare situazioni di imbarazzo, limitando l'affaccio ai più stretti membri della casa reale, escluso dunque anche il figlio Andrea, spina nel fianco della corona. Il terremoto giudiziario che lo ha coinvolto non ha impedito ad Elisabetta di dare il segnale più forte, riaccoglierlo in famiglia facendosi scortare da lui alla messa per la morte di Filippo. E sembra che, seppur privato di titoli ed onorificenze, la regina si auguri che al principe caduto in disgrazia vengano nuovamente assegnati dei ruoli ufficiali. Il coinvolgimento del figlio Andrea nello scandalo Epstein è solo una delle tante crisi che la regina Elisabetta ha dovuto fronteggiare nel suo lungo regno, durante il quale ha conosciuto 5 papi, 13 presidenti degli Stati Uniti, 14 primi ministri inglesi, da Churchill a Johnson. Scandali e crisi di fronte a cui la sovrana, ciò che ha visto, sentito e sopportato, quasi sempre lo ha tenuto per sé, fedele a quanto pronunciato in un discorso quando aveva 21 anni durante un viaggio in Sudafrica. Tutta la mia vita, breve o lunga che sarà, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della grande famiglia imperiale a cui tutti noi apparteniamo. Un impegno che oggi possiamo dire senza alcun dubbio la sovrana ha rispettato fino in fondo, a cominciare da quel giorno di 70 anni fa. Elisabetta diventa regina il 6 febbraio 1952, un anno lontano. Winston Churchill era primo ministro, il Papa era Pio XII, il presidente degli Stati Uniti era Truman, in Russia comandava Stalin, in Italia Luigi Einaudi era presidente della Repubblica e Alcide De Gasperi presidente del Consiglio. Alla morte improvvisa del padre, Elisabetta è pronta per regnare. Non vuole correre rischi nella cerimonia e si esercita tenendo per giorni la corona in testa. Non è facile. Pesa 1 chilo, piena com'è di perle, smeraldi e diamanti. Non tutti amano la monarchia. Una crisi nei primi anni 60 viene risolta con un cambio di rotta nella comunicazione. Dà il permesso ad una troupe della BBC di riprendere la vita quotidiana della famiglia reale. Da allora Elisabetta rimane al passo con i tempi, fino ad avere un canale YouTube e una pagina Facebook, fino ad aprire le Olimpiadi con James Bond. Alleva più di 30 cani, amatissimi i cavalli, sui quali dimostra una straordinaria competenza. La cronaca rosa la critica per gli abiti dai colori pastello, per i cappellini, per la borsetta, ma alla fine le mode passano e il suo stile rimane. Non ha mai bisogno di cambiare acconciatura e, meno che mai, di concedere un'intervista.
It has turned out to be an annus horribilis. 1992, lo chiama Annus Horribilis. Inizia con Sarah Ferguson, la moglie di suo figlio Andrea, fotografata a seno nudo mentre si fa succhiare un alluce dal suo amante. Poi il divorzio di sua figlia, la principessa Anna, le interviste esplosive di Diana sui rotocalchi e anche l'incendio di un'ala del castello di Windsor. Quadri, gioielli, boschi, barche, castelli, terreni, cavalli, persino i molluschi pescati sulle coste. Il patrimonio di Elisabetta è immenso, ma lei non ne dispone. I guadagni finiscono nelle casse dello Stato. Nel 1997 la crisi per la morte improvvisa di Diana. 2 miliardi di persone guardano la diretta dei funerali. Una crisi superata grazie anche alle parole di Elisabetta. No one who knew Diana will ever forget her. Che ciascuno di noi possa ringraziare Dio per una donna che ha reso molte persone felici, dice. La sua salute viene definita di ferro. Trova sempre le energie per gli impegni pubblici. Nessuno può toccare la regina, è la regola, ma se viene infranto il protocollo, lei sa cavarsela egregiamente. Come quando la First Lady Michelle le mette un braccio attorno alla schiena, quasi fossero vecchie amiche. Senza scomporsi, Elisabetta restituisce l'abbraccio. Imperturbabile anche nel gestire i momenti più problematici, come in una delle gaffe di Trump, che al castello di Windsor le passa goffamente davanti senza neppure guardarla. Il 6 febbraio del 2017 il giubileo di Zaffiro per i 65 anni del suo regno, ma come per gli altri giubilei i festeggiamenti vengono spostati in avanti, perché per lei il giorno in cui è diventata regina è anche il giorno della morte di suo padre, re Giorgio, e preferisce trascorrerlo nel ritiro di Sandringham. Sta sempre al di sopra delle parti politiche, solo per Winston Churchill non riesce a nascondere la sua ammirazione. Un caso unico, perché poi riserva sempre ad ogni primo ministro lo stesso sorriso, anche se ne vede di tutti i colori nel salto da Churchill a Boris Johnson. Il 2020 diventa per Elisabetta un altro annus horribilis. Brexit, pandemia, sesso, razzismo e anche gli scozzesi. Il 31 gennaio il suo regno esce dall'Unione Europea, nonostante le manifestazioni contro la Brexit. Sempre nel mese di gennaio il principe Harry e sua moglie Meghan escono dalla famiglia reale, rinunciando ai privilegi e lanciando accuse di razzismo. Poi di nuovo il principe Andrea ci mette del suo, sotto accusa per stupri e rapporti sessuali con minori. Quando il Covid-19 dilaga in tutto il regno, persino Carlo, l'erede al trono, risulta positivo ad un controllo. Per lei scatta un piano d'emergenza, mesi di isolamento nel castello di Windsor. Intanto in Scozia più voci chiedono un nuovo referendum per l'indipendenza, un rischio per il Regno Unito. Una nota positiva nel 2020, la regina nomina cavaliere il capitano Tom Moore, un veterano centenario che ha raccolto 33 milioni di sterline da dedicare alla lotta contro il virus, percorrendo col deambulatore chilometri attorno alla sua casa. Poi la prova più difficile. Filippo muore venerdì 9 aprile 2021. Ai funerali lei quasi scompare nel nero del lutto. Un lutto che non la ferma. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short. Da giovane ha promesso dedizione completa al suo ruolo pubblico. Per lei è più importante della sua vita privata, mantiene sempre la promessa. Persino i più accaniti avversari della monarchia l'ammirano per come sa garantire il rispetto delle istituzioni. La prova più difficile è la perdita del principe Filippo dopo una vita insieme. Non un matrimonio perfetto, ma un matrimonio che ha comunque funzionato. Non soltanto il padre dei suoi figli, non soltanto il suo consigliere, ma la sua roccia, per usare le parole della regina per descrivere il marito. Se n'è andato il 9 aprile 2021 a quasi 100 anni, ma già dal 2017 si era ritirato a vita privata. L'ultimo anno, a causa della pandemia, lo ha trascorso in isolamento insieme alla regina al castello di Windsor. Una sorta di ultimo avvicinamento prima dell'addio.
Se Elisabetta è diventata un'icona del terzo millennio, se svetta come una leggenda tra i grandi della storia, lo deve innanzitutto a lui, Filippo di Mountbatten, principe di antica nobiltà greca e danese, duca di Edimburgo, lord grandammiraglio. Non era inglese per nascita, ma era diventato il suddito più fedele e più devoto, devoto alla regina, sua moglie. Nel cerimoniale di corte regolato da protocolli rigorosi, Filippo non stava un passo indietro. C'era un passo, sì, ma di lato. Aveva il diritto di stare allo stesso livello. Il suo trono era identico a quello della regina. Ricoprire un ruolo così difficile per ben tre quarti di secolo è possibile solo con senso del dovere e molta intelligenza. 1951, Elisabetta non è ancora regina, ma arriva in Libia per incontrare il re Idris El Senussi. Filippo è già il suo sostegno, c'è in gioco il petrolio libico, fondamentale per la ripresa economica del regno. Fin dai primi anni di matrimonio, Elisabetta e Filippo viaggiano per il mondo, dal Sudafrica all'isola di Formosa, oggi Taiwan. L'incoronazione è un rigidissimo rito che intreccia politica e religione, regolando ogni passo, ogni gesto, ogni parola. Filippo si batte per la trasmissione televisiva e l'ottiene. Le immagini della cerimonia arrivano in tutto il mondo e affascinano ancora oggi. È Filippo il primo a capire che l'unica strada possibile è superare le barriere conservatrici e fare della tradizione monarchica un marchio di successo. Elisabetta il regno, Filippo la famiglia. Ma perché il regno sia solido, la famiglia deve essere gestita e bene. Le residenze reali devono essere sempre efficienti. Il castello di Windsor, la tenuta di Sandringham, Buckingham Palace. I membri della famiglia devono essere pronti e disponibili per tutti gli eventi pubblici. I ricevimenti e i pranzi di gala devono essere organizzati meticolosamente. Mr. President, Prince Philip and I are delighted to welcome you and Mrs. Higgins to Windsor Castle. E anche la vita quotidiana della famiglia deve scorrere con serenità. In quei lontani anni 50 del secolo scorso era molto difficile che la gestione di una famiglia fosse affidata ad un uomo. Filippo se ne fa carico, presente anche quando la moglie non c'è. Nel 1956 fonda il Duke of Edinburgh's Award Scheme, il premio del Duca di Edimburgo, che ha aiutato più di 5 milioni di giovani a realizzare i loro progetti. Ma è stato criticato. Non avrebbe avuto successo nell'educare i figli. Le immagini lo mostrano comunque sempre come un padre attento e premuroso. E quando arrivano i Kennedy per la commemorazione del presidente assassinato, lui sceglie il ruolo del buon padre e tiene per mano il piccolo John John. La famiglia reale in realtà è una ditta, così la pensava Filippo, e perché la ditta cresca e si affermi deve essere aperta al mondo e ai suoi cambiamenti. Promuove la produzione di un documentario, così si vive a casa Windsor. La ditta ha bisogno di una solida immagine, impresa non semplice tra scandali e divorzi, eppure Filippo ha tenuto duro. L'importante era riemergere da ogni crisi salvando sempre l'immagine della regina. È una timida Elisabetta quella che incontra Marilyn Monroe. Si può fare di più, ad esempio nominando baronetti i Beatles.
e Filippo è lì a sostegno di Elisabetta, che cresce grazie a lui, fino ad arrivare all'inaugurazione delle Olimpiadi dopo la scena con James Bond, uno 007 che quasi non riusciva a parlare al cospetto della regina, quella vera. La stessa emozione l'hanno provata gli attori del Trono di Spade, quando si sono inchinati davanti alla donna che davvero sedeva su un trono, il trono più grande. Dovunque incontrasse i grandi della storia, dovunque la portasse la grande storia, sapeva di avere un consigliere sempre a disposizione, il migliore possibile. I have done my best with Prince Philip's constant love and help. Io, la mia famiglia e molti altri, ha dichiarato Elisabetta, gli dobbiamo più di quello che egli non ammetterà mai. Era la mia roccia. La morte di Filippo è il dolore più grande. Il rito funebre previsto dal protocollo è solenne ed austero, ma non è sufficiente per elaborare il lutto. Mentre tutta la famiglia reale segue la bara al passo cadenzato dai tamburi, Elisabetta da sola affronta la perdita della sua roccia. Sa che da sola ora dovrà continuare ad affrontare gli impegni del regno. E fra le immagini di quest'addio resterà quella della regina Elisabetta seduta da sola su un banco della cappella di San Giorgio all'interno del castello di Windsor durante il funerale del principe Filippo. Una regina vestita di nero in segno di lutto, una delle rare occasioni in cui la sovrana ha indossato questo colore. E dello stile della regina Elisabetta parliamo con un giornalista che di stile se ne intende, avendo diretto il magazine Style del New York Times, ma altre prestigiose riviste come W e L'Officiel, ed è Stefano Tonchi che è in collegamento con noi da New York. Stefano, la prima domanda che vorrei farti è: la scelta dei colori dell'abbigliamento da parte della regina Elisabetta sono una forma di comunicazione non verbale? La regina Elisabetta ha sempre usato il colore per farsi notare. Una delle, diciamo, sue frasi più famose è che per essere creduti, per essere amati, bisogna essere visti. Quindi come meglio farsi vedere se non indossando dei colori brillanti? E qualcosa che riesce a distinguerti dalle folle, per esempio un cappello coordinato all'abito indossato. Qual è secondo te la prima emozione, la prima sensazione che comunica la regina Elisabetta con la sua immagine? L'idea appunto di sicurezza. Non è una donna che ha cambiato e si è adeguata a mode diverse, ma è rimasta quasi immutabile negli ultimi 50 anni, definendo in modo preciso uno stile che in qualche modo comunica in momenti anche difficili l'idea di stabilità, di sicurezza, di tradizione, di quasi conservazione dello status quo, dei valori che l'Inghilterra rappresenta, che il Regno Unito, di cui è in qualche senso, in qualche modo capo di Stato, porta nel mondo. Nonostante questo suo non seguire le mode, questo suo non cambiare, possiamo comunque dire che la regina Elisabetta è una regina alla moda? È una regina che ha imposto uno stile molto preciso. Ci sono proprio dei caratteri che definiscono la sua immagine: avere un tipo di scarpe molto precise con un piccolo tacco, in genere nere, fatte a mano su misura solo per lei dalla stessa azienda per gli ultimi 50 anni, un certo tipo di borsa, anche questa coordinata con le scarpe, una serie di gioielli che la definiscono, che definiscono sempre la sua immagine. Io parlo sempre dell'abbigliamento della regina come di un uniforme. È l'uniforme di un capo di Stato, è l'uniforme del CEO di un'azienda, che è la monarchia inglese, e quindi incute in qualche modo rispetto. Altro dettaglio del suo stile e del suo abbigliamento, come dicevi tu, sono i colori. La scelta dei colori su altri magari potrebbe sembrare azzardata. Nel suo caso come diventa?
è vestita di rosa, è vestita di turchese, di giallo brillante, di verde lime, e spesso questi colori hanno anche un significato, talvolta diciamo come dire, voluto, o talvolta anche la stampa l'ha interpretato al di là delle intenzioni della monarchia stessa. Quando per esempio ha indossato un abito con cappello color blu durante il Brexit, molti hanno parlato nella stampa di come la regina volesse dare un segnale di senso rispetto al Brexit, che non penso fosse nelle sue intenzioni. Ma possiamo dire che comunque la regina Elisabetta, nonostante queste divagazioni di colori, di cappelli, comunque resta una donna elegante? Sicuramente è una donna che rappresenta l'eleganza inglese, la tradizione inglese, e soprattutto sempre vestita correttamente per l'occasione. Certamente comunque quello della regina Elisabetta è elegante, ma comunque rimane anche uno stile unico e riconoscibile. Allora andiamo a ripercorrerlo insieme. Di bianco si è sempre vestita pochissimo, il nero solo se necessario, come per l'addio lo scorso anno al suo adorato consorte. I tessuti fantasia li ha scelti soprattutto in gioventù, mentre quello che negli anni ha davvero caratterizzato lo stile di Elisabetta II d'Inghilterra è stata l'incredibile passione per i suoi famosi completi in tutti i toni del pastello. L'amore per il giallo pallido, la predisposizione per il celeste acceso, il debole per il rosso carminio e tutte le variazioni del viola ciclamino. Simbolo dello chic all'inglese, Vogue le dedicò una copertina con tutte le preferenze di Sua Maestà in fatto di colori, con tanto di percentuali. Così si scoprì che per il 30% predilige il blu e tutte le declinazioni dell'azzurro. Per il 13% ha indossato abiti a fiori sotto cappottini in tintunita. L'11% l'ha dedicato alle mille sfumature del rosa e il viola, che appaiono meno nelle uscite pubbliche. L'11% l'ha dedicato al giallo e alle sue mille declinazioni. Attenta ai dettagli, meticolosa negli accostamenti, Elisabetta II non ha mai avuto paura di osare, e anzi l'età l'ha resa se possibile più audace, con regole ferree però, colori decisi, cappottini squadrati, lunghezza e rigorosamente un palmo sotto il ginocchio. La bella testa coronata poi è quasi sempre coperta. Se non indossa la tiara reale, Elisabetta si fa notare per i suoi cappellini chiari, piumati, bordati di velluto a tesa larga o più piccola, e Sua Maestà, da sempre, non aspettava le famose corse di Ascot per scatenare la sua fantasia. Tanto che copricapo in testa, borsa alla mano e da qualche mese anche l'inseparabile bastone, insieme alle scarpe comode, sono da sempre la firma del real stile elisabettiano, riconosciuto nel mondo. Difficile imitarla, anche se spesso la stampa inglese ha fatto notare come la nuora Camilla qualche tentativo l'ha fatto, ma con risultati scarsissimi. La ribelle Meghan non ci ha mai nemmeno provato, e allieva migliore e più amata, capace di mediare tra tradizione e modernità, è la bella Kate, che in molte uscite ufficiali accompagna a tubini e cappottini iperfemminili deliziosi cappellini alla Queen Elizabeth. Capitolo borse, sempre piccole, realizzate dallo stesso pellettiere inglese, lussuosamente artigianali da sempre. Il modello Royal è il suo preferito, in vitello scuro con fermagli in argento. Le porta al braccio e pare che ci sia un codice segreto per comunicare con il suo staff nelle occasioni pubbliche. Al braccio sinistro tutto va bene, se le sposta sul braccio destro, saluti e convenevoli devono essere chiusi velocemente. E poi le scarpe, che secondo il protocollo reale devono essere sobri, eleganti e naturalmente comodissime, vista, soprattutto in passato, l'intensa vita sociale. Dalle 4 alle 6 sedute all'anno con il suo creatore di fiducia per rinnovare i modelli sempre rispettosi della regola del 5. L'altezza del tacco sempre e solo di 5 cm. Unico strappo alla regola, quelle volute da lei il 2 giugno 1953 per la sua incoronazione, firmate personalmente da Monsieur Roger Vivier. E se la regina non può presenziare ad un incontro diplomatico o a una cena di gala con le scarpe strette, c'è chi le indossa per lei quando sono nuove. Una dama di corte con il suo stesso numero le porta prima per ammorbidirle.
mai nuovissime quindi, anzi quasi sempre le stesse, tanto che una volta fu pizzicata su un palco con le suole bucate in primo piano. Poco importa, lei è rimasta reale e regale, come il suo stile che non si è mai piegato alle mode, come la prima regola che le hanno insegnato quando arrivò giovanissima alla corona. Una regina non sceglie mai l'abbigliamento per fare colpo, nessuno ha un livello sociale superiore al suo, quindi non ne ha bisogno. A vestirla per anni il sarto Stuart Parvin, ma è sempre stata lei a dettare le regole. Tutti gli abiti vengono archiviati e catalogati con riferimenti precisi alle varie occasioni ufficiali in cui vengono usati, ma è capitato che la regina riciclasse elegantemente, senza per questo scalfire il suo allure. E se c'è una sovrana ufficiale nel tempo libero insieme ai suoi amati Welsh Corgi Pembroke, i cagnolini reali, si trasforma in una vera dama di campagna. Scarpe comode, gonne in tartan e foulard di seta in testa. Così, a dispetto di chi considera il suo stile troppo old style, nel tempo i suoi tailleur confetto, i cappottini squadrati e le borse mignon l'hanno consacrata anche regina di stile, così fuori moda da essere in realtà al di sopra della moda. Questo giubileo di platino è la conferma dell'enorme popolarità, potremmo dire dell'affetto che la regina Elisabetta gode presso i suoi sudditi, almeno nel Regno Unito. Ma come vanno le cose invece in America? Stefano, tu che vivi a New York, raccontaci lì come viene percepita dall'opinione pubblica americana la famiglia reale inglese e soprattutto la regina Elisabetta. La regina Elisabetta direi che è sicuramente rispettata, soprattutto come un capo di Stato e un capo d'industria, ma è anche molto spesso contestata per la sua distanza dal pubblico, no? Come non ha mai concesso interviste, non si è mai pronunciata, cerca sempre di evitare qualsiasi tipo di confronto. E questo talvolta appunto ha creato, diciamo, delle antipatie nella stampa americana. L'America è sempre stata vista un po' come un'usurpatrice della monarchia inglese, in qualche modo. Ancora di più dopo i fatti appunto che sono successi con Meghan, che in qualche modo è la nuova Wallis Simpson. Accennavi al fatto che la regina Elisabetta non abbia mai concesso un'intervista. Secondo te questa si è rivelata una strategia vincente? È stata assolutamente una strategia che ha servito alla monarchia in modo perfetto attraverso così tanti cambiamenti. Il silenzio è stata una strategia vincente. Un'intervista invece proprio negli Stati Uniti l'hanno concessa il principe Harry e la moglie Meghan a Oprah Winfrey. Secondo te a chi ha giovato? Il fatto di aprirsi a Oprah e entrare in così tanti dettagli, anche molto personali, molto emozionali, ha conquistato la stampa americana, che in qualche modo è sempre stata affascinata dalla famiglia inglese un po' come se fosse un reality show. Credibile o non credibile? Direi credibile, conversazioni che sono sempre state tenute segrete o comunque che non sono mai state permesse. Affrontarle in pubblico ha rotto veramente degli equilibri che duravano da secoli. Se facciamo un confronto fra America e Europa, dov'è che se ne parla di più? Negli Stati Uniti la monarchia è sempre stata vista come, diciamo, questo club in cui nemmeno il denaro ti può dare accesso, quindi c'è allo stesso tempo una fascinazione e una repulsione, no? Per concludere, da esperto di stile, se tu dovessi dare un consiglio di stile sia nella forma ma anche nella sostanza alla famiglia reale inglese, quale consiglio sarebbe? Direi che sarebbe molto utile anche per la monarchia inglese fare uno di questi seminari che qui negli Stati Uniti chiamano DIE, che significa diversità, eguaglianza
e inclusione, perché questi sono dei principi che sono diventati fondamentali nella comunicazione di qualsiasi azienda, e la monarchia inglese lo è per eccellenza in questo senso. E non ci sono soltanto giornali e riviste a parlare della famiglia reale inglese, in particolare della regina, ma anche cinema e televisione. Nessuno sa con certezza però se la sovrana abbia visto qualcuno dei film o delle serie in cui si parla di lei. Certamente un ruolo molto impegnativo per le attrici che si sono cimentate con la parte della regina Elisabetta, anche se alla fine la star fra le star resta comunque lei, l'ultima monarca globale. La regina Elisabetta stringe la mano a Marilyn Monroe, sorride a Sophia Loren, si intrattiene con Sean Connery. Nei suoi 70 anni di regno, la sovrana inglese ha incontrato i grandi personaggi storici del suo tempo, ma è stata protagonista anche nel rapporto con il mondo dello spettacolo e ha ricevuto l'omaggio di tante star. Nell'album di ricordi del suo giubileo di platino ci sono anche le immagini dei suoi incontri con rockstar e divi di Hollywood e con i diversi James Bond. Il suo saluto alle regine dello spettacolo, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Helen Mirren, una delle attrici che l'hanno impersonata sul grande schermo. E il cinema ha raccontato la regina più longeva della storia britannica in ogni età della sua vita straordinaria. Invidio la vostra facoltà di votare. Non tanto il mettere la crocetta sul simbolo, anche se sarebbe carino fare quell'esperienza, quanto la gioia di poter essere parziale. Il film più celebre su Elisabetta II è The Queen di Stephen Frears, ed Helen Mirren ha vinto l'Oscar interpretando la sovrana britannica, rappresentata come custode delle tradizioni e regalmente umana, e raccontata in uno dei momenti più difficili del suo regno. Nel 1997, quando muore tragicamente la principessa Diana, il silenzio iniziale di Elisabetta fa crollare la popolarità della monarchia. Il premier Tony Blair suggerisce alla regina di ricordare Lady Di con un discorso in diretta per unirsi al dolore del popolo. Quindi ciò che vi dico ora, come vostra regina e anche come nonna, ve lo dico con il cuore. E spero che domani noi tutti, in ogni parte del mondo, potremo unirci nell'esprimere il nostro dolore per la perdita di Diana e tanta gratitudine per la sua vita troppo breve. If the Queen was walking into this garden now, everybody here would turn and look. Se la regina Elisabetta stesse passeggiando in questo giardino adesso, tutti si girerebbero a guardarla e, come i fiori sotto i raggi del sole, tutti seguiremmo con lo sguardo ogni suo movimento. Il suo carisma raggiunge tutte le persone, anche coloro che sono di idee antimonarchiche. È questo lo strano potere della regina con il suo regno così lungo. Soprattutto per noi inglesi rappresenta anche una persona di famiglia, come una madre o una nonna, e al tempo stesso rimane una sovrana carismatica e una figura enigmatica. So familiar and yet completely enigmatic. Allora, com'è andata, papà Elizabeth? All'inizio esitavi, ma poi sei migliorato molto, papà. Il film Il discorso del re rappresenta Elisabetta bambina quando nasce il suo soprannome Lilibet, accanto al padre, il re Giorgio VI, a cui lei succederà nel regno dopo la sua morte prematura nel 1952. Fermatevi! Ho detto fermatevi! Lasciatelo subito! E voi chi siete? La principessa Elisabeth! Una notte con la regina racconta un momento della sua giovinezza a Londra insieme alla sorella Margaret. Il film immagina Elisabetta, principessa 19enne, interpretata dall'attrice Sarah Geddon, nella notte dell'8 maggio 1945, ricordata come la giornata della vittoria degli alleati sul nazismo in Europa, quando Elisabetta uscì da Buckingham Palace e si unì al popolo per le strade di Londra per festeggiare la fine della Seconda Guerra Mondiale. La serie TV The Crown si ispira alla vita di Elisabetta dal 1947, l'anno del suo matrimonio con il principe Filippo, ad oggi. E tra le attrici che l'hanno interpretata nelle diverse stagioni è memorabile Olivia Colman, che vede nella regina una femminista per eccellenza. Diana, non possono cambiare. Devi cambiare tu.
Nel film Spencer, la regina è rappresentata nel suo scontro con la principessa Diana, interpretata da Kristen Stewart. Elisabetta la rimprovera per la sua ricerca di libertà e la sua eccessiva esposizione mediatica. Dio salvi la regina è il titolo del libro di Anna Maria Pasetti, dedicato proprio all'iconografia nel cinema di Elisabetta, che è stata ritratta spiritosamente anche nell'animazione, con l'omaggio di Winnie the Pooh nelle storie dedicate al compleanno della regina, quando l'orsetto, che è suo coetaneo e nato anche lui nel 1926, le porta in dono miele e palloncini. Elisabetta è stata rappresentata anche a fianco dei divertenti Minions e accompagnata dai suoi amatissimi cani nel cartoon Rex. Ha sempre dimostrato il suo senso dell'umorismo. Nel 2012 ha partecipato come Bond Queen accanto all'agente segreto 007 Daniel Craig al cortometraggio Happy and Glorious, che ha accompagnato l'apertura dei giochi olimpici a Londra. God save the Queen! Ow, it's my foot you're standing on. The long and winding road. Ora, nell'anno del suo giubileo di platino, il cinema le dedica un documentario evento, Elizabeth, un ritratto celebrativo ma anche divertente. In una scena, Paul McCartney dice: «Siamo tutti cresciuti amando la regina. Per noi adolescenti, Elisabetta era una bellissima ragazza, una pupa». We grew up loving the Queen. To us teenagers, she was a babe. Il documentario ritrae la regina dalla tempra d'acciaio, incoronata giovanissima, a soli 25 anni, che ha superato tante tempeste e rimane un simbolo di forza e stabilità. E accanto ai filmati della sua incoronazione c'è un'immagine di Elizabeth, ancora adolescente, che balla spensierata prima di assumersi la responsabilità che la consegnerà alla storia. E nella storia ormai la regina Elisabetta, centrata a pieno titolo, è stato il grande rispetto per la sovrana e per il modo impeccabile con cui ha servito il suo paese a far sì che di fatto la monarchia britannica non venisse mai veramente messa in discussione. Sarà così anche in futuro? Difficile prevedere cosa accadrà dopo di lei, difficile anche solo immaginare il giorno in cui la corona passerà al suo successore. Ispirata da un fortissimo senso del dovere che la spinge comunque ad andare avanti, seppure indebolita dagli anni e dalle questioni familiari, per lei, la regina dei record, la parola fine non è ancora scritta.